del Sud America. Parlare di Buenos Aires senza parlare dell'immigrazione italiana in Sud America sarebbe un errore. Ancora oggi gli immigrati italiani a Buenos Aires sono circa 300.000. Una grande fetta di quegli immigrati che raggiunsero Buenos Aires nel corso degli anni erano liguri, genovesi, e Genovese è uno dei più popolosi e popolari quartieri di Buenos Aires, La Boca. Addirittura i genovesi proclamavano una repubblica indipendente della Boca fino all'800, avevano di fatto preso un quartiere in cui dormivano gli schiavi, un dormitorio per gli schiavi, avevano trasformato in uno dei poli di crescita di una futura metropoli e rivendicavano quel suolo come loro, quindi proclamavano nel 1882 la Repubblica Genovese di Argentina. Scrissero addirittura al Re d'Italia e solo dopo una trattativa piuttosto serrata con il presidente argentino decisero di ammainare la bandiera di Genova. Tutto in quel quartiere ancora oggi parla di Genova e degli Xeneises, così sono chiamati gli abitanti della Boca. Il quartiere celebre per il Caminito, ma celebre anche per la squadra di calcio del Boca Juniors, la squadra che lanciò Maradona. E a questo proposito vale la pena di raccontare un aneddoto, perché in molti si chiedono perché quella squadra che fu fondata da genovesi all'inizio del Novecento non porti colori bianchi e rossi della squadra di Genova. Beh, dovete sapere che quei genovesi erano anche un po' litigiosi e non riuscivano a trovare un accordo per quali colori dare alle maglie della squadra del nuovo club. E quindi fecero questa considerazione: affidiamoci al caso, andiamo all'imboccatura del porto e la prima nave che entra, vediamo la nazionalità e diamo i colori della bandiera del paese a cui appartiene la nave. Quella nave era una nave svedese, giallo e blu sono i colori del Boca Juniors.